Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Nel corso della notte del 10 febbraio la Guardia di Finanza di Crotone ha effettuato una serie di perquisizioni che hanno consentito di sequestrare ingenti somme di denaro, provento dei delitti della cosca, occultate all'interno di intercapedini dei muri di un'abitazione e di un muro di cinta di una villa, dove sono state rinvenute mazzette di denaro contante per un totale di 360.000 euro circa. La precedente indagine Malapianta, sempre condotta dai finanzieri di Crotone diretti e coordinati dalla procura di Catanzaro, consentiva di scoprire l'esistenza di una locale di 'ndrangheta nell'agro di San Leonardo, ricadente nel comune di Cutro, in provincia di Crotone, facente capo alle famiglie Mannolo, Trapasso e Zoffreo, con ramificazioni operative non solo in Calabria ma anche in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, nonché con proiezioni estere. I finanzieri hanno pertanto dato luogo a impegnativi servizi occulti di osservazione. In tal modo venivano identificati alcuni soggetti ed individuati una serie di siti ove era presumibile ritenere fossero occultate somme di denaro contante, denaro la cui custodia o, in alternativa, la gestione, era stata demandata dal capo della locale di 'ndrangheta ai predetti soggetti alla stessa vicini. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.